il fischio dell'arbitro, rincorsa di Sakai, il tiro, siamo campioni d'Europa, 23-54 minuti, e l'Italia è campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia. E consentitelo, gentili ascoltatori, al vostro cronista, anche adesso, questo entusiasmo, dilaghi nel Borgo dei Borghi, nella meravigliosa trofea. In un male cristallino, è una gioia incontenibile, gentili ascoltatori. A poco più di un mese da una vittoria storica, 15 anni dopo il mondiale, adesso l'europeo, Francesco Repice torna in Calabria con ancora la pelle d'oca rispetto a questo splendido cammino dell'Italia. Diciamo che avevo bisogno anch'io di riposare, di rilassare un po' i nervi, di scaricare l'adrenalina, quindi mi sono concesso un po' di giorni nella mia terra. Vedi, ancora per esempio ho problemi di voce da allora, per cui adesso devo ricaricare le batterie, credo non esista posto migliore della mia terra appunto per ricaricare le batterie del mio mare e della mia gente. Come li stai vivendo questi giorni? Un po' di relax, anche perché due settimane poi si riparte con la Serie A. Sì, il 21 agosto si riparte, immagino che racconterò l'Inter, la prima partita dei campioni d'Italia, chissà che Inter vedremo, che squadra sarà. Chissà che partita sarà e chissà che stagione sarà, con tanti personaggi nuovi e non nuovi, comunque conosciuti, che possono veramente arricchire il nostro panorama calcistico dopo un successo importante agli europei, che è stato peraltro ribadito in maniera abbastanza massiccia alle Olimpiadi. Per cui sarà una stagione molto interessante. Qui relax assoluto, amici, mare, barca, pesca e grandi mangiate soprattutto. Hai vissuto, come abbiamo detto, i mondiali del 2006. Rispetto a quella fantastica cavalcata, com'è stato raccontare questa di quest'anno? Nessuno se l'aspettava, Francesco. No, io sinceramente non me lo aspetto mai, nel senso che poi essendo tifoso penso sempre al peggio, mai alle cose positive. Non immaginavo mai, entrando al Westfalenstadion quel giorno del 2006 in Germania, in una semifinale contro i padroni di casa, in un campionato del mondo, non immaginavo mai che ce l'avrebbero fatta vincere, e invece è andata diversamente. Non immaginavo mai poi mai che alla vigilia di questo europeo avremmo potuto alzare nel cielo di Londra il trofeo, per di più contro la nazionale padrona di casa, per cui insomma sono tutte cose belle, proprio perché tu non le dai per scontate, anzi le dai per sicuramente impossibili da verificarsi, invece poi quando si verificano il godimento è triplo, quadruplo, quindi va bene così. Ci hai lasciato con Jorginho, rigore decisivo con la Spagna, quel racconto fantastico, poi Jorginho sbaglia il rigore con l'Inghilterra nella finale, va a finire come tutti sappiamo, insomma, momenti incredibili. No, sono veramente momenti particolari. Poi sai, io sono figlio del 30 maggio 1984, essendo tifoso della Roma sono figlio di quei calci di rigore, per cui la vedo sempre persa, cioè non è una è una condanna. Liverpool-Roma. Roma-Liverpool, sì, per cui è una condanna per me, quei calci di rigore sono una cosa terribile che non dovrebbe mai capitare, e invece mi è capitata due volte consecutive, in una semifinale, in una finale del campionato del mondo a Berlino. Vi assicuro che emotivamente è un dispendio energetico pazzesco, ti lascia senza fiato, senza energie, senza forze, senza capacità di reazione dopo quei 90 e più minuti, dopo anzi quell'ora e mezza, quasi due di partita, compresi i calci di rigore, vorresti finirla lì, chiuderla lì, però magicamente quando si concretizza il risultato, cioè quando vinci, che poi la cosa importante è vincere, riacquisti tutte le forze. È come una specie di energetico che ti sparano nelle vene, che ti fa schizzare per aria e che ti fa esultare, come anch'io ho esultato da tifoso come gli altri. Successo effimero, uso questo termine, oppure ci sono veramente le basi per riaprire un ciclo in cui l'Italia diventa nuovamente protagonista a partire dal mondiale che ormai è praticamente arrivato già? Ma io credo sinceramente che Roberto Mancini sia stato molto fortunato ma anche molto bravo. Mi spiego, io la generazione di calciatori nata alla fine degli anni 70 è una generazione irripetibile, talmente forti che infatti ci hanno fatto vincere un mondiale. Magari nel 2002, quando erano ancora più forti, non l'abbiamo vinto, ma questo a causa di
si può dire, di un malvivente, di un delinquente, perché tale si è dimostrato. Byron Moreno, ricordiamo tutti, Mondiale Corea e Giappone. Esatto, e poi però nel 2006, dove non incontrammo questo tipo di ostacoli, riuscimmo a portare a casa il risultato, ma era una generazione di calciatori fortissimi. Poi all'inizio degli anni 80 e a metà degli anni 90 nascono due calciatori fondamentalmente che sono più forti degli altri. Uno si chiama Antonio Cassano, l'altro Mario Balotelli, però per i motivi che tutti conosciamo non hanno avuto l'impatto, a parte una finale del campionato europeo con Cesare Prandelli in Polonia e Ucraina, che tutti speravamo potessero avere. E adesso alla fine degli anni 90 e a metà addirittura i millennials è nata una generazione di giocatori forti, non come quella di fine anni 70, sicuramente quella era inimmaginabile, ma comunque una generazione di giocatori forti che Roberto Mancini ha avuto il coraggio di gettare nella mischia. Io ricordo quando convocò Zaniolo, che non ha mai giocato una partita da professionista, e tutti gli chiedevamo, ma cioè, Robby, non è paura che si incazzino un pochino gli altri? Cioè, no, vedrete, abbiamo visto infatti, e si tratta di un crack. E quindi credo che sia nato un ciclo che abbia esordito con una vittoria clamorosa, e adesso nessuno chiede agli azzurri di vincere il campionato del mondo, ma noi andiamo come siamo abituati ad andare e come è abituata ad andare una nazionale con 4 stelle sul petto: andiamo per vincere. Poi non vinci, però vai lì per vincere. Che Serie A ti aspetti, che Serie A sarà con questo gap da recuperare a livello europeo? Ma io questo gap da recuperare non lo vedo proprio, ti dico la verità. Secondo me, io non mi genufletto davanti alla Premier League. Ho saputo oggi che Grealish è stato venduto per 117 milioni di euro, è stato acquisito dal Manchester City. Ora, sarò stato sfortunato io, ma sto Grealish, la differenza con Ceravolo per esempio del Parma io non ce la vedo, però siccome li fa Guardiola gli acquisti, perché non si può parlare, per carità, 1,8 miliardi di milioni di sterline spesi in 3 anni e qualche cosa, sta Champions non arriva, comincerei a farmi delle domande se fossi lo sceicco, specie se mi fanno comprare un giocatore come Grealish a quella cifra, per me assolutamente inspiegabile, immotivata. Non vedo questo gap, non ho questa genuflessione verso il calcio inglese, verso la Premier, mi annoia molto. Però non vinciamo Europa League, non vinciamo Champions. Dai tempo al tempo, perché secondo me loro non sono più forti di noi, e quindi sono sicuro che questo gap, come tu l'hai definito, che per me già non c'è più, non esiste più, presto sarà colmato completamente e alzeremo anche una coppa per club al cielo, presto. Ultima cosa, Francesco, sei, come abbiamo detto, qui in Calabria quest'estate, stasera qui a Briatico, insomma, l'abbraccio della Calabria per questo tuo, chiamiamolo impegno, per questa tua passione viscerale per trascinare il popolo italiano, i tuoi video ormai sono diventati virali, insomma la gente ti ama. Ma il mio amore è per la mia terra, e questa per me è il posto dove finirò i miei giorni, quindi si deve finire dove si è cominciato. E quindi, come diceva sempre mio padre, lui ha avuto la fortuna di cominciare e di finire qua, e così come mia mamma, io spero di avere la fortuna, ho avuto la fortuna di iniziare, di essere nato in questa terra, spero di poter finire in questa terra, mi sono ripromesso di farlo, quindi spero di riuscirci. Magari con una radiocronaca in calabrese, prima o poi? Questa è una cosa che anche ho in testa di fare, una radiocronaca in dialetto, 95 minuti in dialetto, tutti rigidamente in dialetto, ma di una partita di livello internazionale. È una cosa che mi piacerebbe fare, secondo me è una cosa che verrebbe apprezzata non solo in Calabria. È ora di riscoprirlo questo nostro paese, perché è un paese meraviglioso e tutte le cose che lo contraddistinguono sono meravigliose, compresa la lingua, le lingue. Ecco. Grazie Francesco Repice, buona estate. Grazie a voi, buona estate a voi.